Un saluto a tutti gli amici di Smart World e benvenuti nella recensione di un gadget che ogni geek come me vorrebbe, ogni geek però che requisito fondamentale possegga un MacBook, nella fattispecie un MacBook Air o un MacBook Pro come nel mio caso. Di cosa sto parlando? Bando alle ciance, sto parlando di Brick Case, ovvero questo. Cos'è questo? L'avete già capito, è un case, è una cover per MacBook, come dicevo MacBook Air o MacBook Pro Lego, compatibile con appunto i famosi mattoncini Lego, realizzato in plastica e disponibile nei colori grigio, che è questo, ovvero trasparente, e blu, disponibile in varie taglie in base al portatile che avete, ma sempre venduto al prezzo di $59, ovvero circa 57 euro. Insomma, ormai il cambio euro dollaro non è più così favorevole. Si incastra veramente in modo perfetto al vostro MacBook. Ho dovuto tra l'altro chiedere assistenza all'azienda per capire come si levava senza spaccare il MacBook. Era più facile del previsto, ma dovete seguire il tutorial che trovate sul loro canale di YouTube. Poi eventualmente comunque in futuro si ammorbidisce leggermente la presa, ma la cover è veramente saldissima sul vostro MacBook che, come vedete, non perde particolarmente le sue linee, rimane un prodotto molto bello grazie al fatto che la cover non sporge particolarmente dal portatile e rimane appunto esattamente più o meno delle stesse dimensioni, esattamente no. Lo vado ad aprire, in questo caso il mio MacBook 15, quindi è particolarmente importante all'interno dell'inquadratura. Come vedete non va a proteggere il resto del prodotto, quindi rimane un case soltanto per la parte superiore. Trovate Brick Case sul sito brickbook.com, dove vengono venduti anche tutti dei vari set, dei vari contenitori. Tra l'altro ce n'è almeno uno. Ora, io ho la versione Kickstarter, quindi non sono sicuro di quale versione, di quanti mattoncini ci sono nella versione standard che comprate sul sito, ma ci sono vari kit da poter acquistare, oppure potete tranquillamente utilizzare i vostri mattoncini che ci sono in casa. La dimensione è perfetta e si incastrano veramente in modo perfetto su questa cover. L'unico altro consiglio che voglio dare è: acquistate la versione trasparente solo e soltanto se volete mettere dei mattoncini trasparenti sulla mela per farli illuminare, visto che la cover è decisamente meno bella, visto che si vede la struttura interna, essendo trasparente, con cui è realizzata, quindi c'è una specie di X di plastica subito sotto. Vi consiglio, personalmente a me piace molto appunto questa grigia, o in alternativa quella un pochino più azzardata, quella blu. Per questa rapidissima prova è tutto, vi consiglio di andare nella recensione di questo Brick Case su smartworld.it, visto che raccoglierò lì un po' di design che ho trovato in rete fra i più belli creati dai primi possessori di Brick Case. Un saluto a tutti, iscrivetevi al nostro canale se ci state guardando su YouTube per vedere tutti i nostri prossimi video. Ciao!